Presidente, cosa serve a questo territorio affinché cambi passo? Serve sicuramente tanto coraggio e determinazione. Coraggio e determinazione che il neopresidente, a cui faccio tanti auguri, Mario Spanò, dovrà avere. Dovrà essere coraggioso nelle scelte che dovrà fare, ma determinato soprattutto a portare avanti mirando l'obiettivo. Nonostante alcune scelte potranno diventare antipopolari, ma lui dovrà andare avanti. Dovremmo cercare di rimboccarci tutti insieme le maniche, come si suol dire, e insistere e progettare una nuova provincia, una nuova Crotone. È inammissibile che noi tentiamo di portare nuovi investitori nella nostra terra, è inammissibile perché la nostra terra non accoglie nuovi investitori, perché le caratteristiche purtroppo sono perdenti. Ci troviamo in un'area industriale, nonostante noi estraiamo più metano di tutti nel resto d'Italia, ma ci troviamo in un'area dove purtroppo le aziende camminano ancora con le bombole a GPL, ci troviamo in un'area dove purtroppo la spazzatura inonda le aziende, ci troviamo in un'area priva di sistemi di sicurezza e ogni notte le nostre aziende purtroppo sono costrette a subire gravissimi danni e gravissimi furti. Dovremmo cercare di rimboccarci quindi tutti insieme le maniche e cercare di costruire una classe dirigente capace di portare avanti una nuova classe imprenditoriale in condizione di ricostruire questa terra, altrimenti daremo tutti insieme ragione ad Istat, che ogni anno ci ricorda che probabilmente entro il 2050 la Calabria perderà 500.000 persone. Il nostro auspicio invece è che i nostri giovani, i nostri ragazzi devono scegliere le migliori università nel mondo, ma terminata la scuola, terminata l'università, devono ritornare nella loro terra, devono ritornare presso le loro famiglie, devono ritornare a lavorare a Crotone.